L'epidemia di Ebola in Africa occidentale potrebbe durare ancora dai 2 ai 4 mesi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'annuncio arriva mentre il numero dei casi sospetti e di morti confermate si estende, rendendo quella in corso una delle epidemie più pericolose del virus dalla sua identificazione negli anni 70. Guinea, Conakry, Sierra Leone, Liberia e Mali, i paesi con vittime e con casi sospetti. Si nota un'ampia diffusione geografica dei casi, quando si tratta di Ebola si sa che si ha a che fare con un'infezione altamente letale, quindi questo tipo di epidemie sono tipicamente accompagnate da importanti ondate di paura e di ansia. These kinds of outbreaks are often surrounded by a great deal of fear and anxiety. La difficoltà in termini di comunicazione consiste nello spiegare alle persone che chi è malato deve recarsi nei centri di cura medica, negli ospedali, nei centri di isolamento. 111 sino ad ora le persone decedute su 157 casi. I primi episodi di febbre emorragica si sono diffusi a partire dal sud della Guinea Conakry per poi raggiungere la capitale. 21 invece i casi in Liberia con 10 vittime, 9 le persone sotto osservazione in Mali. Il principale veicolo del virus sono i roditori, i pipistrelli in primis.